Bhavet sam de
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Iti piso bhagava arahaṃ sammasambuddho vicchācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanam buddho bhagava ti Svakato bhagavata dhammo sandiddhiko akaliko ehi pasiko opanayiko pachat vedita puvinyohi ti supatipanno bhagavato savakasam Uccupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yaditam chattari purisa yugani atta purisa bhugala Esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyake lokasa ti bhavatu sabha mangalang rakantu sabha devata Sabha Buddha Anupavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu Sabha Mangalam Rakhandu Sabha Devata Sabha Dhamma Anupavena Sada Soti Bhavantu Sabha Mangalam Rakhandu Sabha Devata Sabha Sanghanu Bhavena Sadasoti Bhavantute Sabhi Sata Bhavantu Sukitata Sabhi Dukkha Pamuchantu May all beings be free from suffering. May all beings be happy. Sadhu,
Sadu, sadu. Thank you. Ya da dari. Nima nipa di yang azu yang jia dus. Da chogu yare. Oggi è il secondo giorno in cui ci ritroviamo per questi insegnamenti. Kasu shisubo nashi. Così come abbiamo anche, ne abbiamo parlato ieri, il Buddha Dharma, l'insegnamento di Buddha, è detto che rimarrà per 5.000 anni, per cui sono già passati più di 2.000 anni, 2.500 anni. Molte altre religioni hanno dei periodi di fioritura e dei periodi in cui diminuiscono. Il Buddha Dharma sembra che sia rimasto in un modo molto stabile in questo mondo, ma particolarmente nei tempi moderni si è propagato tantissimo in Occidente, in un posto dove non era propagato prima, dove la gente ha sviluppato un'attenzione per il Buddha Dharma che prima non aveva. Noi seguiamo il Buddha Dharma dall'inizio. Zabuli di Galea, ci ha dovuto neva yevadidi, perché mutun neada, yanzi, per cui ci gnambo sorciutu. È nostro compito assicurare che continui a Dharma di Buddha possa rimanere e quello che degenera possa essere rivivificato come in alcuni posti è successo. Io faccio delle preghiere per questo e anche voi che siete i nostri compagni di Dharma fate uguale e che il Dharma che si sta propagando nei posti dove precedentemente non lo era, che possa, visto che il Buddha Dharma contiene degli insegnamenti scientifici e filosofici estremamente profondi e vasti, può essere approcciato veramente da chiunque anche nei tempi moderni. Noi dobbiamo fare il più possibile per rafforzare i nostri legami con incontri fra le varie tradizioni buddiste come quella Pali, quella sanscrita. A volte la nostra connessione si è un po' come allentata, mentre invece dovremmo rafforzarla per queste ragioni. Ci sarebbero dei grandi benefici se avessimo più scambi con discussioni. Anche per esempio a Bodh Gaya c'è un tempio thailandese dove io ho visitato un po' di volte. Per cui le tradizioni pali, coloro che hanno a cuore e la responsabilità della tradizione pali, della tradizione sanscrita, se si incontrassero e discutessero per uno scopo comune sarebbe di grande beneficio. Per cui il Dharma che discutiamo in questi giorni è
il Sutra, il Mahasatipatthana Sutra, il Sutra dei discorsi sulla fondamento delle Today we are quattro meeting for the second consapevolezze. day, and it's wonderful to meet with you again here. Qui adesso And tutto in Jinpa, we magari are all incorporo delle followers cose. of one and the same Buddha. È And we fantastico che spoke siamo qua about tutti some of the key insieme. aspects of the Buddha's teaching Siamo yesterday. tutti seguaci dello And stesso maestro che è il generally, there is Buddha. the understanding in the Buddhist texts that the Buddha's teaching will last for 5,000 years on this earth. And already more than 2,000 years have passed. So, of course, historically, if you look across human history, we will see different religious traditions come into being and at some point decline and disappear, and so on and so forth. But we are now living through a time where, actually, if you look at the history of the Buddhist tradition as a whole, seems to be actually quite stable, quite firm. And especially in the historically traditional Buddhist countries, like all of us, we have been followers of the Buddha for over 1,000 years in each of our traditions. So, in these traditional Buddhist countries, the Buddhist tradition is very strong. And furthermore, we are now living through a time where there is a growing interest in Buddhism and the Buddha's teaching in the West as well, which historically has not been a place where the Buddha Dharma has flourished. So in this kind day and age, when there is Per cui growing faccio interest in una different paths sintesi di or quello che ha già beyond the detto su historically Santità, che vi ho traditional già Buddhist tradotto, countries and societies, che a it is differenza di important, I molti feel, on the altri part of sistemi religiosi us del who are mondo che followers of the Buddha, sono disciples of the apparsi Buddha, and e students of the hanno Buddha anche subito historically, dei to be declini e able to sono really scomparsi. think beyond our Il own Buddha Dharma individual sembra che sia specific molto traditions stabile nel and think of mondo. Buddha Dharma Ma as non a solo, whole. sta prendendo And anche in regioni che think about precedentemente del how mondo Buddha dove Dharma non as a aveva whole could storicamente continue preso flourish. come And part l'Occidente, of that, it is per cui important è for the followers of importante the Buddha, the students of the Buddha, che to have closer noi, i seguaci, understanding, gli closer studenti contact. di Buddha And possano of avere un course, it is very contatto più desirable, but in ravvicinato, my opinion, scambio honest, up più to this point, completo. the Per relationship, the sostenere, contacts could be mantenere e done more. sviluppare We could questo see better sviluppo, contact, more e credo contact. And che part of that questo contact has to possa involve a deeper essere fatto con più appreciation and understanding of each other's traditions, and which may involve intensità, through communication, dialogue, so on and so forth. So here, includendo that's one thing I comunicazione, really would dialogo e suggest. And discussione then, fra le varie on my tradizioni, per part, esempio I Pali e also Sanscrita. pray Dalla for Buddha mia parte, Dharma, Santità ha detto che continues for a long time. lui There are parts certo of the dedica e fa world, molte including preghiere affinché il Buddha Tibet, Dharma possa China, rimanere per lungo. Mongolia, in Sono historical parti in Buddhist cui regions where, due to Tibet, tragic Cina e Mongolia, che situations, sono Buddha Dharma has regioni declined storicamente due to, buddiste a external, causa internal di factors. And in these areas, problemi on my part, I pray esterni the e Buddha interni, Dharma has diciamo, declined, been si è revised, and degenerato, flourish. e And on io your e part as sono nelle well, mie as preghiere fellow che il Buddhist, Buddha Dharma in possa your prayer, essere please remember the fellow Buddhists rivivificato in quei in these posti different e di parts of the nuovo world where stabilito. historically Buddhist traditions flourished, but now are going through decline. And so please pray for this. And and furthermore, I feel that generally I talk about when we talk about the followers of the Buddha, I talk broadly in terms of two major traditions, the Pali tradition Allora, and the in Sanskrit tradition. generale, quando parlo And del that's one buddismo, way parlo of di looking due at two main tradizioni, Pali e streams of Sanskrita, Buddha e Dharma, the queste Buddhist sono teaching le, so much veramente le today. due And the correnti dialogue principali between these two are di important. trasmissione del For example, on buddismo, my e il part, dialogo I fra visit the queste è Buddha molto temple importante. quite often, the stupa quite often, and there is a Thai temple and a monastery there. And as part of my Come pilgrimage to the sintetizzando quello Bodhgaya, che I ho già also had the tradotto, opportunity ho to visitato il interact tempio with Thai thailandese a fellow Buddhists Bodhgaya over varie there. So volte these kind of dialogue, e ho I feel, avuto is degli really scambi important. con i And for these miei dialogues, fratelli e we sorelle actually also buddisti need to be thailandesi. more Il patient, dialogo è allow more importante, space, deve so that one can essere really più delve deeper aperto. into
più tranquillo, in modo da approfondire di più le interpretazioni personali che abbiamo dell'insegnamento. E anche ci sono molte persone nel mondo che approcciano il buddismo per la sua psicologia, la sua scienza della mente, la sua filosofia, non necessariamente come religione, ma come fonte di conoscenza. Per cui per noi che siamo buddisti nei tempi moderni è importante continuare a praticare ma anche servire la comunità secolare dove le persone vogliono avere una relazione col buddismo dal punto di vista scientifico della conoscenza e filosofica. Per cui per questa ragione fra di noi dovremmo avere più contatti. Guardiamo un attimo adesso il Mahasatipatthana Sutra. Non mi ricordo se ho ricevuto la trasmissione orale di questo, ma un po' lo leggerò. Pali è il Mahasatipatthana Sutra, il grande discorso delle fondazioni della consapevolezza. Così ho udito una volta il Juan stava a Kuro e c'era una città che si chiama Kamasamahana, Kamasadana, e il Bhagavan disse ai monaci, monaci, e loro risposero, o venerabile, e Bhagavan disse, monaci, c'è un modo in cui la purificazione degli esseri per superare la sofferenza, le difficoltà, per eliminare il dolore e la sofferenza, per ottenere il sentiero giusto per la realizzazione del nirvana, è questo, è il fondamento della consapevolezza, per cui insegnando le quattro nobili verità, conosce la sofferenza va abbandonata, eccetera, nelle quattro nobili verità per prima cosa si agisce sulle emozioni distruttive grossolane, pacificandole tramite la pacificazione del corpo e della parola, poi andando più profondamente sulla mente, generando l'addestramento superiore della concentrazione, meditando l'addestramento superiore della saggezza. Ecco che viene insegnato come tramite la pratica dei tre addestramenti superiori si pacifica le emozioni distruttive. Per cui Rikwechi topar chawa ta nyanga len dawa musu du chawa chir chawa chigwa lawne diyin dis kang teni chawa nyawa chawa shiwa. Quali sono queste quattro? Sono queste, il monaco dimora completamente nel corpo, consapevole del corpo, in un modo intenso, chiaro, consapevole, mettendo da parte le confusioni e le negatività del mondo, contempla le sensazioni in un modo intenso, chiaro e consapevole, e contempla la mente come mente in un modo ardente, chiaro e consapevole, e rimane contemplando l'oggetto della mente come oggetto della mente in un modo ardente, chiaro e consapevole, mettendo da parte le distrazioni, le confusioni del mondo. Poi la consapevolezza del corpo,
del respiro, in che modo un monaco rimane contemplando il corpo come il corpo? Il monaco, dopo essere andato nella foresta o alla base di un albero o in un posto isolato, per cui per prima cosa parla della posizione del corpo, dei 7 punti di Vairocana, principalmente, anche se con la parola si possono recitare i sutta, ma la cosa principale ha a che vedere con educare la propria mente, il proprio pensiero. Per cui, dopo essere consapevole del respiro, è consapevole dell'ispirazione. È consapevole, facendo un respiro lungo, è consapevole che sta respirando e espirando un lungo respiro, è consapevole che sta espirando. Quindi contempla il corpo come corpo internamente, contemplando il corpo con il corpo esternamente, contemplando il corpo come corpo sia internamente che esternamente. Rimane contemplando il sorgere dei fenomeni nel corpo, rimane contemplando i fenomeni nel corpo che scompaiono, rimane contemplando entrambe il sorgere e la scomparsa dei fenomeni nel corpo, oppure è consapevole che c'è il corpo, che è presente in lui, così come per quanto sia necessaria la consapevolezza, e rimane indipendente, non afferrandosi a niente nel mondo. E questo, monaci, è come un monaco rimane contemplando il corpo come corpo. Poi ci sono le 4 posizioni. Luigi Gesù Tasci Neva Ino. Ci Lula, Luigi Gesù Tasci Neva Ino. Peggi, Nanga Luis Udi Sungu Yusare. Ci Lula, Per cui con il corpo interiormente contemplare probabilmente è il respiro, anche quello. Lula, Gungiun, Gesù Gesù. Gesù Gesù Tasci Neva Da. Lula, Gibi, Gesù Gesù Tasci Neva. Lula, Gungiun, Gibi. Gesù Tasci Neva Ino. Tela, lui yodo nyamdu, cisi nidu sheva sam, tang susu chambo sam tu, chaba nyawa neva nyushin, deba meba neva tan, jigdena, kaya nyawa lemba mechidu, gelonda. Tedar geloni, lui gi Gesù Tasci Neva Ino. Gelonda, shenya geloni, Giorno da giorno, non so se so. Tanto c'è città di Sungutuva. Per cui che sta parlando delle 4 consapevolezze, della coscienziosità della mente, la mente che non rimane senza attenzione su quello che sta succedendo, ma è consapevole e guarda che cosa sta facendo il corpo, cosa sta facendo la parola, specialmente cosa sta facendo la mente.
Per cui ancora un monaco quando cammina sa che sta camminando, sa che sta che è in piedi e quando si siede sa che è seduto e quando si sdraia sa che è sdraiato. E in qualunque modo il suo corpo è disposto e consapevole di come lo è, per cui rimane contemplando il corpo come corpo interiormente, esternamente, sia internamente che esternamente, rimane indipendente, non afferrandosi a niente nel mondo. E questo monaci è come un monaco contempla il corpo come corpo, poi per la chiara consapevolezza. Ancora un monaco, quando va avanti e indietro, è consapevole di quello che sta facendo. Guardando avanti o indietro, è chiaramente consapevole di quello che sta facendo. Quando si piega, quando si raddrizza, è chiaramente consapevole di quello che sta facendo. Portando le sue vesti interne e esterne, la sua ciotola è consapevole di quello che sta facendo nel mangiare, nel bere, nel masticare, nell'assaporare, chiaramente consapevole di ciò che sta facendo nell'andare di corpo, urinando, è chiaramente consapevole di quello che sta facendo nel camminare, nel rimanere fermo, nel sedere, nell'addormentarsi, nel svegliarsi. Quando parlo, quando è silenzioso, è chiaramente consapevole di quello che sta facendo. Per cui poi c'è la riflessione del corpo, della natura del corpo che è sporco e della natura della sofferenza. Per cui pensando alla natura della sofferenza, ecco che si va all'origine, che dipende da una mente pacificata o meno, e che se l'antidoto è presente, la mente pacificata, e come allora si pratica l'antidoto? Per cui vedete che è una modalità graduale in accordo al modo in cui la realtà stessa esiste. Per cui ora Thupten Jinpa rileggerà in inglese il sutra, come abbiamo fatto, il preambolo, il contesto era nella lenda di Kuru, in un posto chiamato Kamasadana. Il sutra comincia con lo scambio fra il Buddha e i membri del Sangha che sono presenti in quel momento. Dopo l'apertura del sutra c'è un passaggio importante in cui il Buddha dice c'è un modo in cui si può purificare la sofferenza e la tristezza e per ottenere il sentiero corretto e il nirvana, per cui i fondamenti delle quattro consapevolezze. Per cui nell'apertura di questo insegnamento, qual è lo scopo finale degli insegnamenti di Buddha, il Dharma, e lo scopo del. And the way the actual path by which one È il attains modo that in cui il nirvana is sentiero stesso articulated che in the porta a form of, ottenere although il not nirvana explicitly stated here, but in the form of what is è known as the threefold articolato, anche se training. non And the esplicitamente qui, threefold training nei is a tre very progressive addestramenti practice where superiori, we begin with che è una first pratica restraining graduale che the gross comincia levels of prima a negative passions limitare of body, speech, and mind by le applying mindfulness azioni and negative del corpo a clear parole knowing, mente awareness. grossolane, And then by applicando applying these two consapevolezza e faculties, we attenzione, begin to e exercise tramite queste restraint due on the facoltà si expressions comincia of the a. afflictions, such as attachment, anger, and so on. So the first level is Moderare e mitigare attributing this at le the level of espressioni body delle and afflizioni speech. mentali, And then we prima a move on livello to del the corpo e next della practice, parola, which is the second training, the poi ci training si of muove concentration. alla And the prossima pratica, che è concentration, l'addestramento at that della point, we are now concentrazione. beginning to deal with our mind beyond body E in and quel speech, but momento beginning with ecco the mind. che siamo un po' And più part of that training was profondamente first
cultivating the ability questo addestramento che il corpo è della parola, ma solamente stesso, per ottenere una focalizzazione più intensa. E questa samadhi, questa concentrazione, è la base, il fondamento, è la sua pratica fondamentale, quella della saggezza. Prajna, la saggezza della vacuità, è il contento, è il contenuto essenziale degli insegnamenti. Per cui il passaggio di apertura presenta tutto il sentiero indicando qual è lo scopo finale del Dharma, e il Buddha continua spiegando quali sono le quattro fondamenti della consapevolezza, continuando a spiegando di come si trova prima un posto tranquillo per la pratica e si adotta una postura particolare del corpo per indurre una pacificazione mentale, dopodiché la pratica prosegue nell'insegnare la consapevolezza sul respiro in dettaglio, tramite la consapevolezza dell'inspirare, dell'espirare, inspirazioni lunghe, espirazioni lunghe, brevi, continuando a mantenere una consapevolezza attraverso tutti i nostri respiri, sia che siano lunghi o brevi, per cui utilizzando consapevolezza e l'attenzione o la meta consapevolezza o la chiara consapevolezza, e poi il testo continua dicendo che come tramite l'usare il respiro come oggetto della propria concentrazione si sviluppa questa consapevolezza e si contempla il corpo come il corpo, rimanendo in quella consapevolezza. E anche il testo continua spiegando di l'importanza di come dobbiamo utilizzare questa consapevolezza non solo quando siamo seduti, ma anche nella nostra vita quotidiana, per cui mentre camminiamo, mentre ci sdraiamo, mentre ci muoviamo, mentre siamo seduti nel dettaglio. Il punto fondamentale che è la consapevolezza e l'attenzione alla meta consapevolezza deve essere applicata costantemente, perché la maggior parte dei nostri problemi derivano da avere una mente che non è disciplinata, che non ha limiti. E questa porta a problemi, per cui benché è giusto essere attenti al corpo, consapevoli al corpo, bisogna capire che questo è un addestramento per poi applicare la consapevolezza alla mente stessa. Per cui gradualmente muovendoci dal corpo alle sensazioni alla mente. L'esempio nel sutra che viene utilizzato è come un vasaio gira il suo tornio velocemente, adagio, in un modo breve, in un modo più lungo, per modellare con la sua capacità la forma del vaso. Nello stesso modo il meditatore deve essere in grado di utilizzare disciplinato e abile. Per cui le istruzioni sono che dobbiamo applicare la consapevolezza e l'attenzione a livello fisico, verbale, ma ancora più importante in relazione della mente stessa.
e come parte della consapevolezza del corpo. Ci sono più spiegazioni dettagliate come contemplare le parti del corpo, i costituenti del corpo, e riflettendo sulla loro natura di sostanze impure. Il punto è quello di ricordarci la verità della sofferenza, di come l'esistenza samsarica è condizionata dalla sofferenza, per cui la verità della sofferenza ci porta a analizzare qual è la sua origine, perché è così, perché siamo in questa situazione, e analizzando l'origine della sofferenza troveremo che non è fuori da noi, ma è dentro di noi, nelle nostre menti, nelle nostre emozioni. E una volta che riconosciamo questo, allora ci si pone la domanda, cioè, è possibile portare una fine a questa sofferenza? E questo apre al punto fondamentale del nirvana, della cessazione. Niroda. E in questo modo troviamo un approccio molto simile a come il mondo stesso funziona, per cui un approccio realistico, la sofferenza, la sua origine, cercare una cura, cercando di guarire questa sofferenza che tramite la pratica del sentiero. Pensando in questo modo agli insegnamenti di Buddha, c'è qualcosa di molto importante che riflette la realtà stessa. Il Sutra della liberazione individuale se che recitiamo, per esempio il Sutra della Liberazione Individuale, il tredicesimo Dalai Lama lo faceva leggere durante il ritiro delle piogge, io l'ho memorizzato, e almeno durante lo Yarne, che è questo ritiro delle piogge, una delle attività dei monaci, lo recito completamente. E in quel sutra è spiegato molto dettagliatamente quali sono i vari comportamenti e la consapevolezza che il monaco deve applicare nelle sue attività quotidiane. Per cui elenca perfettamente le attività e la pratica del monaco, per cui sempre ritornando su Thutten Jinpa adesso, per i membri della comunità monastica è importante ricordarci che nei nostri voti partecipiamo ogni 15 giorni alla confessione e un membro del Sangha recita il Sutra Pratimoksha della liberazione individuale, e se non c'è tempo almeno l'introduzione viene recitata, se possibile tutto il Sutra nella tradizione tibetana nel 15° giorno. Il Sutra del Pratimoksha si chiama, viene recitato, il tredicesimo Dalai Lama enfatizzava questo, che specialmente durante il ritiro delle piogge tutto il sutra nella sua versione completa dovrebbe essere recitata nel sojo, nella confessione, e io lo faccio. Ho avuto l'opportunità di memorizzare tutto il Sutra Pratimoksha e lo faccio una volta all'anno. Per cui se vediamo il Sutra Pratimoksha è molto dettagliato nel modo in cui
i membri all the aspects of del Sangha devono portare avanti tutte le loro attività con consapevolezza, molto dettagliatamente. Questo, certo, a parte i precetti, ma spiega di come è importante mantenere la consapevolezza e l'attenzione come monaci e monache in tutte le nostre azioni del giorno e della notte, applicando queste facoltà appunto a quello che facciamo. Quindi c'è una storia al tempo del mio tutore, Kyajelin Rinpoche, che appunto ricevette il consiglio dal tredicesimo Dalai Lama di istituire la tradizione che nei grandi monasteri durante il ritiro delle piogge possono di recitare tutto il sutra del Pratimoksha lungo. La cosa importante è che va fatto a memoria, non letto, per cui chi recita il sutra lo deve fare a memoria. Per quanto mi riguarda, in Tibet lo feci una volta e in India l'ho fatto molte volte. E ho anche chiesto alle comunità tibetane, particolarmente i tre grandi monasteri, Seradrepo Nigande e anche altri grandi monasteri, gli ho chiesto di assicurarsi che questa tradizione del tredicesimo Dalai Lama di recitare estesamente a memoria dai monaci anziani il sutra almeno durante lo Yarne, il ritiro delle piogge. Se da monaco completamente ordinato leggi il sutra Pratimoksha, ti renderai conto delle istruzioni che indicano come un monaco deve praticare a livello giornalmente, come deve portare in tutte le sue attività la consapevolezza e l'attenzione. Durante la cerimonia di purificazione, ogni 15 giorni, il Kenpo, l'abate, dovrebbe recitarlo a memoria. Se non può, lo deve chiedere a uno dei membri anziani
dell'assemblea, per cui c'è molta apertura. Leggerlo comunque sarebbe troppo facile. Comunque, dal momento che la tradizione storicamente è che va fatto, va recitato a memoria, c'è anche una tradizione più tranquilla in cui se l'abate non è in grado di recitarlo tutto, altri lo dovrebbero continuare. Per cui anche se una persona non è in grado di farlo tutto, gli altri possono aiutare a entrare nella recitazione, però deve essere fatto a memoria. Quello è il punto della traduzione. A volte alcuni mi dicono che in alcuni monasteri tibetani osservano questa tradizione, ma lo fanno leggendo il testo durante il ritiro delle piogge. E leggendolo dal testo non è veramente come la tradizione storica deve essere portata avanti. Ma su che lonzo, ne, so so sapendo di l'olio sincero. Se i monaci se memorizzassero questo sutra e durante il ritiro delle piogge, all'apertura e alla chiusura, l'abate lo recita a memoria e quello che non riesce a recitare a memoria lo continuano la recitazione gli altri monaci anziani. That the senior member, the abbot starts, and then where the senior member abbot needs to take a rest, another elder member takes over. But and this tradition of chanting the Pratimosha Sutra at least during the fortnightly ceremony, I think is a beautiful one, and we should make sure that it you know remains that way. Yeah, that is under Chamanisha under. Qual tada nang lu lu kelon da tada kelon lu 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 ji ji su ta xin na wei yin lu kelon da xian yang kelon ke ni lun din yi la gang bei ti yan she zha dang go men she na ba ba lu tu ge ba du me zong wa na zo ye kang wa yang da wa ji da wa xin du su su do de lun de la ni zha da bu de se mo de so de bo xun de xia de ju bo de ru bo de gang per cui il Santea sta leggendo la sezione delle anatomica del corpo della, in cui il monaco analizza tutte le parti del corpo a livello anatomico, per cui quelli che sono i peli del corpo, le unghie, i denti, la carne, le ossa, il midollo, i reni, il cuore, il fegato, la pleura dei polmoni, lo stomaco, gli escrementi, la bile, la flemma, il pus, il sangue, il sudore, il grasso, le lacrime, la saliva, il muco e così via, così come quando li analizza, li guarda a livello anatomico in dettaglio, così come aprire la borsa della spesa e vedendo dentro che questo è sesamo, questi sono sesimi, semi di riso, questi sono fagioli, eccetera. Per cui rimane contemplando il corpo internamente, esteriormente, senza afferrarsi. E dice così come un macellaio apre il corpo della mucca
e divide in porzioni il corpo, distinte così fa il monaco. Poi c'è la contemplazione, le nove tipi di contemplazione del cimitero, per cui vede, quando vede un cadavere in un cimitero aperto, che è morto da un giorno, da 2 giorni, da 3 giorni, che è gonfio, che ha perso il colore, che sta in putrefazione, compare il proprio corpo pensando questo corpo ha la stessa natura, diventerà così, non sono esente da questa destinazione, per cui rimane contemplando il corpo come corpo interiormente, esteriormente, sia internamente che esteriormente, rimane senza afferrarsi. Poi di nuovo il monaco quando vede un cadavere lasciato da parte, che è mangiato dai corvi, mangiato dai falchi, dagli avvoltoi, dai cani, dagli sciacalli e da altre creature, lo compara al proprio corpo e dice che il mio corpo è della stessa natura, dovrò affrontare lo stesso fatto. Così il corpo, il monaco vede questo cadavere adesso come scheletro, a cui è attaccato un po' di carne, un po' di sangue, contempla nello stesso modo. E di nuovo il monaco vede il corpo con le ossa che sono rimaste già sbiancate, che sembrano come delle conchiglie accumulate, un corpo, un cadavere che ha più di un anno, lasciato, che ha finito la sua putrefazione, sono rimaste solo le ossa che sono ridotte in polvere quasi, lo compara al proprio corpo pensando questa è la mia natura, non sarò esente da questo fatto, per cui rimane contemplando il corpo come corpo, esteriormente, interiormente, contempla il sorgere dei fenomeni nel corpo, contempla i fenomeni che cessano nel proprio corpo, eccetera. In questo modo contempla il corpo come corpo. Per cui, vedete, questa è la contemplazione del corpo o della natura della sofferenza, di come tutte le parti stesse del corpo sono della natura della sofferenza. E quando si analizza il corpo a livello anatomico, si giunge a comprendere come non c'è una qualche parte o un corpo che esiste per proprie caratteristiche. Per cui faccio un po' una sintesi adesso di quello che dice Thupten Jinpa, che ha appena spiegato Sua Santità, per cui una contemplazione dei vari aspetti e delle parti del nostro corpo, l'importanza di condurre la consapevolezza in un modo chiaro e distinto nelle parti del corpo, così come quando andiamo a fare la spesa e identifichiamo chiaramente quali sono le cose che vogliamo prendere, le semenze, eccetera. Nello stesso modo il monaco contempla le parti specifiche del corpo e in seguito indica, porta alla comprensione di come queste parti che compongono il corpo sono impure, non sono degne di essere afferrate, che non hanno nessuna caratteristica attraente, e di come in un modo più sottile il corpo è composto dai quattro elementi, acqua, terra, fuoco, eccetera. E questa contemplazione ci porta a vedere come questa cosa che pensiamo che il corpo indipendente e solido è divisibile, e questa meditazione poi ci porta a contemplare nei cimiteri aperti dove
si vedono i cadaveri in vari stati di decomposizione o parti del corpo che sono state, del cadavere, tagliate, smembrate, osservando il corpo, portando la consapevolezza e riconoscendo le varie stati della composizione del corpo, lo si mette in relazione al proprio corpo, pensando anche al mio corpo, alla stessa natura. Questo corpo è esattamente uguale al mio, diventerà così, non è esente da questo destino. Per cui, utilizzando questa contemplazione, riconosciamo la natura della sofferenza. And indirectly, che this kind of indirettamente questa meditazione ci indica, ci porta a comprendere la mancanza del sé, il non sé, di un corpo indipendente, vero, giusto, a cui dobbiamo essere attaccati, ma quando contempliamo sulla natura del corpo composto da così tante parti, al di là di queste parti che compongono il corpo, non c'è un corpo separato da questo, per cui smontando tutte le parti del corpo ci aiuta a smontare l'attaccamento che assume che c'è un corpo attraente e a cui attaccarsi, per cui ci portano all'insegnamento del non sé, per cui comprendendo con le consapevolezza le modalità del corpo, l'attaccamento al corpo diminuisce, ma la cosa importante è quella della consapevolezza delle sensazioni, sensazioni attaccate alle sensazioni piacevoli, essere avverso alle sensazioni spiacevoli, su questa base avere attaccamento per gli altri, odio per gli altri, eccetera. Questo è in relazione a comprendere con la consapevolezza delle sensazioni piacevoli e spiacevoli, per cui riflettendo in questo modo quella mente che sorge con forte attaccamento per sensazioni piacevoli e avversione a quelle spiacevoli diminuisce. Poi anche queste sensazioni di felicità e infelicità vengono dalla mente, per cui ecco che con la consapevolezza della mente si va più in profondamente di come alla mente appare qualcosa di piacevole, sorge attaccamento, su qualcosa di spiacevole sorge avversione, per cui come queste si arriva a contemplare questi due aspetti mentali con la consapevolezza della mente, poi per la consapevolezza dei fenomeni, ecco di come i fenomeni che sono gli oggetti dell'attaccamento e dell'avversione, come sono effettivamente, contemplandoli in profondità, assieme alla contemplazione della felicità e della infelicità mentale, non troviamo proprio niente che possiamo indicare come tale fenomeno. Per cui, in definitiva, come insegnato nei testi madhyamic, i fenomeni sono una mera designazione del nome e del pensiero, e si arriva a questo punto. Ecco che questo è il modo della contemplazione. Di nuovo vi faccio un'altra sintesi dell'interpretazione di Thupten Jinpa. Quando contempliamo il corpo con la consapevolezza, questo ha un impatto sul diminuire l'attaccamento verso il corpo, che si basa sul essere attratto al corpo stesso. Ma la cosa più importante è spostarci alle contemplazioni delle sensazioni, perché il problema è l'attaccamento alle sensazioni piacevoli e l'avversione a quelle spiacevoli.
Per cui reagiamo nel mondo su questa modalità di attrazione e avversione. E questo è indice di un fondamento di attaccamento a ciò che ci piace e avversione a ciò che non ci piace. Per cui la consapevolezza, la pratica della consapevolezza sulle sensazioni ci permetterà di essere meno estremi nelle nostre reazioni di piacere e sofferenza. Per cui c'è underlying craving, porta meno ansietà and also, che scaturisce dall'attaccamento assieme alla gelosia, l'invidia e altri problemi, per cui andando al di là del corpo dovremmo affrontare l'attaccamento alle sensazioni, poi andando più profondamente, di nuovo dove questi attaccamenti alle sensazioni sorgono, perché reagiamo in questo modo alle sensazioni piacevoli e spiacevoli, andremo a riconoscere che alla base di tutto ci sono degli stati mentali, vari stati mentali, disturbati o meno, e come tanto l'attaccamento ha tanto a che vedere col costruire un'attrazione verso degli oggetti e proiettando degli aspetti attraenti alle cose del corpo, per cui è la mente che concettualizza degli attributi su delle cose che non hanno, per cui guardando alla mente in questo modo, ecco che si differenziamo agli aspetti mentali, mentalità che sono più nella categoria dell'attaccamento, altre dell'avversione, dell'odio e così via. Per cui spostandoci dalla consapevolezza delle sensazioni a quelli della mente, ecco che andremo a vedere più profondamente dove scaturiscono queste emozioni, queste sensazioni, e poi ci spostiamo agli oggetti della mente ed ecco che andiamo a un aspetto veramente più sottile di come, benché il testo non ne parla esplicitamente, ci stiamo muovendo su quello che sono gli insegnamenti di Anatman o di Shunyata, come presentati nella tradizione madhyamica, di come molte delle cose che pensiamo che esistano esteriormente, oggettivamente, sono costruite in realtà, costrutti della nostra mente, dove non c'è niente di solito che ha una realtà indipendente, vera, così come appare, e questo distrugge la base stessa di tutto l'attaccamento, per cui i fondamenti delle quattro consapevolezze sono una comprensione progressiva che comincia dal corpo, dalle sensazioni, alla mente, fino ai fenomeni. Io tutti i giorni rifletto a dei passaggi del fondamento della saggezza di Nagarjuna. I fenomeni che sorgono interdipendentemente non hanno cessato, non cessano, non sono prodotti, non dal punto di vista del tempo non hanno un tempo fisso, non hanno un andare, un venire. Per cui, riflettendo in questo modo, con le quattro consapevolezze si giunge alla mancanza di tutte le elaborazioni, e io, questo è la strofa iniziale di prostrazione nel fondamento della saggezza che pratico tutti i giorni ed è profondissimo, per cui di nuovo faccio una sintesi dell'interpretazione di Jinpa, per cui
in Nagarjuna, nel Mudhyamalakarika, che è il trattato della via di mezzo, dove Nagarjuna offre l'omaggio a Buddha per aver insegnato la verità del sorgere dipendente della vacuità. In questa strofa Nagarjuna spiega come gli insegnamenti del non sé, della vacuità, sono dal punto di vista della natura stessa dei fenomeni, dove viene negato il credere in un intrinseco sorgere e in un'intrinseca cessazione o in un permanere o un annichilire intrinseco o in un intrinseco andare e venire viene negato, e anche dal punto di vista della designazione come cose distinte con un'identità viene negata. Infine Nagarjuna dice a te che sei il grande maestro che ha insegnato la verità del sorgere dipendente, privi di questi estremi di elaborazione mi prostro. Questo per me è un passaggio di insegnamenti molto importanti cui io recito e medito tutti i giorni. Adesso passiamo alle domande e risposte. Vediamo dove andiamo. We indeed rejoice at the teaching by His Holiness. This is indeed a siamo, gioiamo degli insegnamenti di Santità. Questo è un insegnamento pieno di benedizioni che ci permette di avere this progressive path to realization through the four foundations. Questa realizzazione del sentiero graduale sulla base delle quattro consapevolezze. Abbiamo molte domande tra la comunità monastica e dei laici, ma abbiamo un tempo limitato, per cui possiamo solo offrirti poche domande. Per cui ricordo a voi, quando ascoltate, quando fate la domanda, attivate il microfono e poi alla fine della domanda chiudete il microfono, mantenete un ambiente calmo in modo da avere le menti. Is not available now, so allowing me to ask the question on his behalf. His Holiness, do you have any advice? Sua Santità, hai dei consigli per coloro che imparano il Dharma? Thank you. Per essere certi che siamo sulla strada giusta? Il Buddha Dharma non si basa sulla fede cieca, ma si basa su una comprensione. Ecco perché è importante per prima cosa studiare la saggezza dell'ascolto, della riflessione, della meditazione. Per cui per prima cosa l'ascolto che si riguarda lo studio è estremamente importante. Anche voi, fratelli e sorelle di Dharma, sia che siano i testi pali o i testi sanscriti, è importante che li studiate con intensità e ve lo vi faccio questa richiesta, per piacere fatelo bene. We are talking about an approach of the spiritual path that is not based on devotion and faith alone. What is required also is an understanding and knowledge. So this is very important for the Buddhist path. And here, as I explained yesterday, there is an understanding that a genuine understanding of the Dharma arises in a gradual way through the three stages of understanding: of first through study and learning, second through contemplation and integration, and third through meditative cultivation. So my request to all of my colleagues, Dharma friends, is to really not ignore the importance of studying, to study the Dharma, whether it is Pali text or whatever Sanskrit tradition or whatever tradition that you are engaged with.
It is important to study and cultivate the knowledge and then contemplate. That is something that I would like to share. And the church is somewhere where Tambu Jajin to a Mandose, Paldo Sunru Tamja, Tambarsha, Tamany Zirkun to Nyasola, Kuya Dambache, Chedomo, Sadi, that Nimbu Tisha. So, Santita ha recitato una strofa da uno degli insegnamenti di Jetsun Kapa nella sua biografia, che dice: per prima cosa ho coltivato un vasto apprendimento, poi mi sono assicurato che tutti questi insegnamenti di Buddha diventassero per me delle istruzioni personali, e poi ho praticato giorno e notte la meditazione. In questo modo ho dedicato tutte le mie virtù per lo sviluppo del Dharma e il benessere degli esseri senzienti, e questo è veramente ciò che dovrebbe fare un praticante di Dharma. Senza ascolto e riflessione, provare a meditare senza ascolto e riflessione, un po' come dice un proverbio tibetano, provare a scalare la montagna senza le mani. Oh yeah, next. Thank you, His Holiness. We now invite invitiamo Prabhupada Kamol Kesopon dal Thailandia per farti questa domanda. Venerable, with my highest respect to His Holiness the Dalai, con profondo rispetto a Sua Santità, refer to the world crisis and many people they got the problem and they don't know questa crisi mondiale. To make them molti hanno problemi, so my non sanno is, come trovare un modo per essere pacifici. Come possiamo applicare il Mahasatipatthana Sutta per peacefulness again? Thank you. Per avere una vita di nuovo pacifica. Grazie. Come abbiamo visto, consapevolezza del corpo, consapevolezza delle sensazioni, poi quella della mente, poi quella dei fenomeni. Queste quattro consapevolezze cominciano da quella grossolana, poi dopo dal corpo un po' più sottile alle sensazioni, poi alla mente, poi dopo ai fenomeni. Ecco, vanno da un aspetto superficiale sempre più sottile. Il Buddha Bhagavan ha insegnato proprio come si insegnano agli studenti a scuola, cominciando dalle elementari fino ad arrivare a uno studio sempre più profondo, classe dopo classe. Per cui basta applicare questa modalità e quello sarà sufficiente per avere una vita pacifica. The Satipatthana, the four foundations of mindfulness, can be a very powerful path. We already talked about how contemplation on the body, bringing mindfulness and awareness onto the body, can really create a basis for living a more peaceful life. And when you look at the Satipatthana structure, what we see is a gradual progression, first from the focus on the body, which is easier and it's more obvious. The object is more evident and obvious. Then gradually moving into feeling, which is still comparatively subtle, but compared to mind, it's still easier to focus on. And then moving on to mind, which is subtler, and then gradually to the mind objects, objects of the mind. So in this way, there's something very beautiful in the natural progression from what is easier and more evident and obvious object to a progressively subtler an elusive object. And if you think about it, this is truly a great compassion and kindness on the part of our teacher, the Buddha. It's almost as if he laid out a path where we are being instructed from the beginner stage, like a kindergarten and a primary school education, then gradually
being led us through the advanced higher levels of education. So if you can afford to spend time, study, and then engage in contemplation, there will be the basis for a peaceful mind and peaceful life. In tibetano, nella lingua tibetana abbiamo tradotto 100 volumi del Kangyur e 200 del Tengyur, per cui posso dire che tutti questi insegnamenti contenuti in questi testi sono veramente scientifici, che rispecchiano un modo di apprendimento scolastico, accademico. Contains over 100 volumes, and then the commentarial collection, which is known as Tengyu, contains over 200 of volumes. And I often tell people, which I truly believe, that if you look at the content, spesso dico appunto alla gente, credo che se veramente guardi i contenuti di questi insegnamenti hanno a che vedere con un contenuto scientifico. Perché hanno a che vedere con la natura della realtà e della propria esistenza, per cui coltivando la conoscenza, studiandoli, contemplandoli, è un'attività molto estremamente valida e utile. Thank you. Prossima domanda. We now invite Grazie, Sua Santità. Adesso, adesso vediamo il dottor Nimal Saranaratne di Sri Lanka. Please unmute your mic, please. Good morning, His Holiness Dalai Lama. Buongiorno, Santità. My question is, la mia domanda è, breathing is an involuntary action. La respirazione è un'azione involontaria, non pensi che cercare di renderla un'azione volontaria rallenterà la funzione della nostra mente creativa e attiva, deviando la nostra energia mentale verso un compito non necessario. Thank you very much. Grazie. Tadi u jumu tanya kesh buzi ke marwa. Kada ganzu. No, l'importanza non risiede solo nella respirazione, nel fatto che respiriamo. Perché in tutte le nostre attività il respiro è presente. Per cui se osserviamo con la mente il respiro e manteniamo la mente tranquilla in quello stato, ecco che la mente e la utilizziamo con consapevolezza, quello che normalmente è lo stato mentale, che è in uno stato di distrazione, diciamo attratto, distratto dalle coscienze sensoriali che percepiscono i vari fenomeni, la coscienza mentale è il pensiero stesso. Senza farlo andare dietro alle coscienze sensoriali, ma facendo rimanere nel quello che è la natura luminosa e cognitiva della mente, mantenendo la stabilità su questa natura sarà di grande beneficio, per cui osservare il respiro porta a questo beneficio. Sentiamo tutto in Jinpa cosa dice, per cui il punto è che non è che solo osservare il respiro sia qualcosa di incredibile, ma di riconoscere ciò che avviene a livello di naturale nella nostra esistenza e utilizzando questa attività naturale per solidificare la nostra attenzione mentale, utilizzando questa esperienza di qualcosa che avviene naturale senza sforzo. Then we are, you know, we learn to Tenjinpa usa questa parola, se utilizziamo il respiro come l'attenzione al respiro come un'ancora per la mente. Most of the time, you know, our mind
chases after the sensory objects. Dal momento che la maggior parte delle volte la nostra mente è distratta dalle coscienze sensoriali, dalle esperienze sensoriali che rincorrono oggetti esterni, anche la coscienza mentale, la sesta, la manas, che è mente, però la maggior parte della volte questa coscienza mentale insegue le esperienze sensoriali, gli input delle esperienze sensoriali, per cui siamo orientati esteriormente, però scegliendo di focalizzarci sul respiro, impariamo l'abilità di restringere, limitare la mente a inseguire implicitamente i sensi e mantenere la mente al suo livello naturale di manas, di sesta coscienza, per cui avviene una, diciamo, piano piano una conoscenza più graduale di quella che è la natura della mente, di la coscienza, che è una mera esperienza di luminosità. E in questo modo si può dire che si coltiviamo uno stato di equilibrio meditativo, e quando siamo in grado di coltivare questa abilità in un'attenzione disciplinata, ci sono dei grandi benefici. Next. Thank you, His Holiness. Grazie, Sua Santità. Adesso invitiamo la signora Chaitanya Balasoriya di Sri Lanka, che farà la sua domanda a Sua Santità. Your Holiness, it looks like Sua Santità, sembra che sia una connessione inseparabile da Chittanupassana e Dhammapassana. Come possiamo integrare nella nostra pratica in modo che si completi una vicenda? Per cui dalla consapevolezza della mente e quella dei fenomeni. Per prima cosa, con la consapevolezza della mente, si ferma l'inseguire i fenomeni esteriori, l'attenzione della mente che insegue gli oggetti sensoriali, e si rimane su questa mente che è luminosa e cognitiva, e per cui per prima cosa si riconosce questo aspetto. Poi questa mente analizzando questa mente, la mente che è impermanente, che è momentanea, la cui natura è momentanea, che è un fenomeno che perisce nella natura della sofferenza, ecco che giungiamo alla consapevolezza dei fenomeni, per cui per prima cosa con la consapevolezza della mente, la consapevolezza soggettiva e poi oggettiva. Per prima cosa bisogna riconoscere quella soggettiva. Stiamo adesso per guardare la relazione tra la consapevolezza della mente e dell'oggetto mentale. Mind and mental objects as, è veramente basis and its contemplare la mente e i suoi oggetti come la base e gli attributi di questa base. Per cui contemplando la consapevolezza della mente, coltivando la consapevolezza della mente, otteniamo un'abilità di riconoscere la mente stessa. Per fare questo dobbiamo andare al di là dell'oggettificazione del corpo e dell'attaccamento alle sensazioni, per calmare la mente in un modo in cui si possa produrre un equilibrio su quella che è la sua natura di cognitiva e luminosa. E la consapevolezza dell'oggetto mentale è un po'
contemplare gli attributi della mente stessa, per esempio quando analizziamo la mente che sorge, che finisce, che cessa momentaneamente, riconosciamo gli attributi dell'impermanenza, del non sé, eccetera. Per cui definitivamente la pratica più importante è la quarta consapevolezza dei fenomeni, la natura della realtà stessa. Semplicemente parlando, la relazione di questi due, per prima cosa, produrre una base per riconoscere la mente, poi per riconoscere e contemplare gli attributi della mente stessa. Poi se andiamo più profondamente c'è anche un modo di distinguere fra le menti più grossolane e più quelle sottili, la mente avventizia grossolana e quella primordiale sottile, di come la coscienza grossolana parla delle 84 concettualizzazioni fino ad arrivare che sono divise nelle tre dissoluzioni finali, quella luminosa, quella rossa e quella nera, finché non appare la mente primordiale di mera luminosità e cognitività, dopo aver cessato le ultime tre dissoluzioni. Ecco, queste sono, se si medita a lungo in questo modo, ecco che piano piano nella mente sorge un'esperienza e si riescono a riconoscere le tre dissoluzioni finali. E quando diciamo l'inizio di questo addestramento durante la giornata avviene nel riconoscere nel momento in cui andiamo a dormire come per prima cosa le coscienze sensoriali cessano e piano piano la mente diventa sempre più sottile. Per cui se abbiamo un po' di dimestichezza e di familiarità in questo modo, ecco che questo porterà un grande beneficio nel riconoscere i vari livelli grossolani e sottili della mente. Nella tradizione, ecco qua, sentiamo tutto in Jinpa, per cui nella tradizione indo-tibetana buddista si discute sul riconoscere vari livelli sottili e grossolani della coscienza e di come queste sono in connessione con delle particolari tipi di energie, come dai livelli grossolani della mente, dei livelli sensoriali, e si muove a quello che è la coscienza e di come questa coscienza è composta di processi grossolani concettuali, che sono le 80 concettualizzazioni che indicano vari stati mentali e di come questi sono in relazione a dei livelli sempre più profondi di riconoscimento della mente, per cui il meditatore impara a riconoscere quali sono le indicazioni dei vari livelli di dissoluzione di queste menti concettuali, e un modo di addestrare questo è utilizzando il sonno, perché mentre ci addormentiamo le modalità sensoriali si dissolvono e la mente si pacifica più interiormente. Per cui lo meditatore usa il processo del sonno per riconoscere come la mente si comporta, si esprime nei suoi livelli grossolani e sottili, e finché arriviamo a mantenere la consapevolezza della mente del sonno, e questo ci porta a dimestichezza nel riconoscere i vari livelli mentali, specialmente riconoscere quelli al momento della morte, come abbiamo parlato ieri. Hai parlato delle
delle soluzioni, per cui queste 80 concettualizzazioni sono associate a questi tre livelli di dissoluzione, per cui 40 concettualizzazioni associate alla prima dissoluzione della luminosità, eccetera, fino ciascuna di questi, fino ad arrivare alla dopo l'ultimo assorbimento, che è quello della oscura, che sono sette, le ultime sette concettualizzazioni si dissolvono, ecco che allora appare, rende manifesta la mente primordiale di chiara luce, innata, fondamentale, naturale, che è la mente più sottile. Poi, grazie, Sua Santità. Adesso to ask your question to His Holiness. La signora Niroda Shivshidishina, che Sua Santità, vorrei chiederti se la meditazione Satipatthana delle quattro consapevolezze sia shamatha o è vipassana. Perché quando parliamo di per cui samatha e vipassana non si differenziano dal punto di vista del loro oggetto, ma dalla modalità. La prima, shine, è stabilità concentrativa, mentre la vipassana è l'analisi dell'oggetto stesso. Ma l'oggetto non cambia, per cui il vipassana avviene nell'ambito della concentrazione di Shine, l'analisi dell'oggetto, per cui nelle quattro, nei piazzamenti delle quattro consapevolezze ci sono entrambe. It's not defined by differences in the object of meditation. Per cui, come ho detto, la differenza di questi due non è l'oggetto di meditazione fra il calmo dimorare e la visione speciale o vipassana, ma è che nel calmo dimorare l'approccio è quello concentrativo e stabile, focalizzazione della mente, senza analisi, mentre invece lo stile di vipassana include l'analisi, la saggezza, un'investigazione critica, per cui ecco perché nella tradizione indo-tibetana parliamo di meditazione non concettuale e meditazione analitica, che sono in relazione allo stile di shamatha e di vipassana. Entrambe vanno utilizzate, per esempio nella pratica delle quattro consapevolezze sono usati entrambi questi approcci in un modo combinato. Contains both elements of both tranquil abiding and insight. Per cui entrambi gli elementi sono presenti. Thank you. C'è un'altra domanda. Grazie, Sua Santità. Ci sono due domande che sono rimaste. Il venerabile Arloka Myama, che farà la sua domanda. Per piacere, apri il microfono. Buongiorno, Sua Santità. My name is Arloka from Myanmar.
Il mio nome è Aloka, vengo da Myanmar. Sono molto felice di avere questa opportunità di farti queste domande. La mia domanda oggi è Santità. Quando le persone ti chiedono, fanno delle domande negative o prime di conflitti, come applichi la consapevolezza per non arrabbiarti? No, quelle non hanno... Non c'è problema in questo, perché, per esempio, anche i saggi indiani sono abituati a avere e a insegnare diversi tipi di filosofie e di opinioni. Per esempio, alla fine del testo di Madhyamika di Chandrakirti, Chandrakirti muove una critica a dei grandi maestri indiani come Vaisubandhu, Dinaga, Dharmakirti, che erano dei grandi saggi, ma non avendo capito, ma gli muove una critica dicendo che non hanno capito la profonda realtà della mera designazione del nome del concetto, per cui non in un modo offensivo, ma dal punto di vista, di aver analizzato le loro asserzioni. Adesso sentiamo un'altra sintesi di questo, a me, per cui questo tipo di, per me non è un problema, perché ammiro la tradizione critica della tradizione del Nalanda indiano, dove ci sono dibattiti. Okay. Grazie. Ci sono dei dibattiti. È una modalità fondamentale con cui si discute, per cui l'analisi è importante. Il grande maestro Chandrakirti del VII secolo, nel suo supplemento di Madhyamika, alla fine dice esplicitamente, dopo aver spiegato la sua interpretazione degli insiemi di Nagarjuna, di come la profonda realtà qui presentate così profonda che anche dei grandi saggi che hanno studiato così tanto il Dharma non sono stati in grado di comprendere questa verità. In questa lista include Vaisubandhu, Dinaga e Dharmakirti. Per cui questa è la tradizione da dove io vengo, e per cui l'analisi critica e il dibattito è importante e non mi agitano le difficoltà delle domande contraddittorie. Grazie. This is the last question. Sua Santità, questa è l'ultima domanda. Invitiamo il dottor Diti Sampano dell'Indonesia, indonesiano. Please unmute your mic, please. Your Holiness, Namo Buddhaya, my respectful to your highness. Pongo il mio rispetto, Sua Santità. Sono molto contento di essere qui a questo insegnamento. Actually, my question is about Dhamma Nupassana. La mia domanda è... I heard that there is some audience, she asked about this Dhamma Nupassana too. And then my question is, how about how to practicing come praticare Vipassana e Satipatthana durante le cerimonie rituali and our mental body then, but in other time we must reciting of parita or mantra or etc. Quando recitiamo i mantra, quando recitiamo i testi. Le quattro nobili verità. Per prima cosa, quando parliamo delle quattro caratteristiche della prima nobile verità, impermanenza,
permanenza è una cosa compresa da tutti, no, però il fatto che vuol dire che la sua natura è momentanea, per cui deve necessariamente dipendere da tante cause e condizioni. Per cui, parlando di questo, il fatto che tutto è della natura momentanea, un cambiamento impermanente, momentaneo, che è la natura del nostro corpo stesso, della nostra vita, per cui impermanente, la natura della sofferenza, vuoto di una persona che sperimenta questo. Per cui si arriva a meditare la mancanza di sé della persona e dei fenomeni. In the case of, nel caso di the fourth Satipatthana, the fourth one, which is the meditation on le quattro, mind object, la quarta consapevolezza sui what is crucial is really contemplation. La cosa importante è contemplare i quattro attributi della prima nobile verità della sofferenza: impermanenza, sofferenza, vuoto e mancanza di sé. Queste quattro componenti sono progressivi nella loro comprensione. L'impermanenza, benché il livello sottile sia difficile da sperimentare, a livello grossolano è qualcosa che possiamo vedere nella nostra vita stessa. Le cose rimangono, vanno, vengono. E riflettendo sull'impermanenza, una cosa che ciò che diventa veramente chiaro è che impermanenza indica il fatto che c'è un'assenza di autonomia. Infatti qualcosa di impermanente dipende da cause e condizioni, per cui non può avere un'autonomia con indipendenza definitiva. E questo apre delle porte in relazione alla nostra esistenza nel comprendere più profondamente la natura della sofferenza, dove non abbiamo nessun controllo sul nostro destino perché siamo dominati dalle azioni e dalle afflizioni mentali. In questa realtà non c'è posto per un sé vero, e se non c'è un vero sé, come può esserci qualcosa che possa essere posseduto da un vero sé che non esiste? Per cui questo indica gli insegnamenti di Shunyata, la vacuità di tutti i fenomeni. Per cui quello che io comprendo da questo, che il quarto, la quarta pratica della consapevolezza indica effettivamente, conduce alla verità fondamentale della nostra realtà. Io recito sempre questa strofa: la persona non è della preziosa ghirlanda, la persona non è la terra, non è il fuoco, non è l'acqua, non è lo spazio, non è questi tutti insieme, non è diverso. Per cui nello stesso modo, così come la persona è priva di questa realtà, anche ciascuno degli elementi sono così. Per cui la mia mente, il mio corpo, la mia parola, a livello convenzionale, relativo, è vero. C'è il mio corpo, c'è la mia parola, c'è la mia mente, ma quando vado a cercare al padrone di questo corpo, parola e mente, non lo trovo. La filosofia Chittamatri e Madhyamika
Svatantrika dicono che la persona in realtà è la coscienza mentale, ma la visione prasanghika più profonda dice che non esiste per niente in questo modo, è una mera designazione del nome e del concetto, così come Chandrakirti spiega nel suo supplemento di Madhyamika. Se la realtà esistesse così come appare esistere, allora la meditazione sulla vacuità dell'aria distruggerebbe la realtà e non solo, i fenomeni dovrebbero essere anche convenzionalmente trovati da un'analisi ultima, eccetera. Nella mia meditazione quotidiana recito delle strofe dalla preziosa Ghilana di Nagarjuna, dove appunto dice: la persona non è l'elemento della terra, dell'acqua, del fuoco, del vento, dello spazio, della coscienza, per cui nessuno di questi sei è la persona. Ma se nessuno di questi è una persona, dov'è allora la persona? La persona non esiste nemmeno meno indipendentemente da questo, per cui il concetto di persona sorge in dipendenza alla combinazione degli elementi. E queste strofe sono molto, molto efficaci, perché indicano ciò che assumiamo normalmente privo di fondamenti: il mio corpo, la mia parola, la mia mente, come se ci fosse qualcuno che possiede, il proprietario di questa parola, corpo parola. Ma quando andiamo a esaminare utilizzando questa analisi di Nagarjuna, il proprietario non si trova qualcosa che, a cui queste cose appartengono, queste cose. Però a livello convenzionale, certo, sulla base della nostra esperienza quotidiana e delle convenzioni riconosciute, c'è un io, c'è un corpo, una parola, una persona che ha corpo e parola. Ma quando investighiamo, ma cos'è allora esattamente questa persona, a cosa ci riferiamo, quando, a cosa mi riferisco quando dico io? Ecco che nella tradizione buddista filosofica si discutono in vari modi, per esempio i Cittamatri o della scuola solamente accettano che la persona è un costrutto, ma si riferisce al continuo della coscienza. Ma invece i Madhyamika Prasanghika rifiutano questi tentativi di trovare qualcosa di oggettivamente vero come referente del pensiero io sono, e di base dicono che l'esistenza della persona può essere solamente compresa a livello nominale, come una parte dei costrutti convenzionali che fanno parte delle nostre esperienze quotidiane per il nostro uso quotidiano. E niente però esiste al di là di questo livello convenzionale come oggettivo reale referente di persona. E Chandrakirti presenta tre conseguenze importanti per coloro che continuano a credere che c'è qualcosa di oggettivamente reale. Dice, presenta queste contraddizioni a una nozione di una realtà intrinseca e vera e oggettiva. Questi insegnamenti sono molto efficaci e li contemplo giornalmente. Nel fondamento della saggezza, in cui dice tutto ciò che è interdipendente,
è vacuità, per cui dal momento che non c'è nessun fenomeno che non sia impermanente, non c'è nessun fenomeno che sia vacuità, e questa vacuità è il significato della via di mezzo, della mera designazione del nome, del concetto. Per cui nel due di queste stanze del fondamento della saggezza danno una sintesi totale, e dal momento ciò che, tutto ciò che sorge dipendendo è vacuità, e ciò che è vacuità è designata indipendenza, per cui questa è la via di mezzo. Per cui non c'è niente, non c'è niente, da un momento che niente esiste come che non sia generato dipendentemente, per cui niente esiste che non sia vacuità. Per cui queste due strofe danno una mi sento molto vicino a Nagarjuna e a Chandrakirti. Probabilmente ero uno dei discepoli di Nagarjuna quando lui era vivo. I feel very close to them. There's a sort of a deep emotional connection, and I feel almost mi sento molto vicino a loro. Specialmente Nagarjuna, penso di essere stato uno dei suoi discepoli. One among those who are in the far corners in his congregation, he's sitting somewhere. Tujice. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie. Thank you, His Holiness. We have come to an end of our day two teaching program by His Holiness. Grazie, Santità. Siamo giunti alla fine dei nostri due giorni di insegnamenti. Abbiamo avuto due giorni di insegnamenti estremamente significativi, ascoltando Santità, così incoraggianti, ispirazionali, anche in un tempo così difficile. Siamo stati vicini a un grande maestro, così come dice Santità, noi seguiamo il Buddha da migliaia di anni, anche se abbiamo delle differenze a causa di differenze culturali e di scambi comunicativi tra la tradizione pale e sanscrita. Siamo stati separati senza comunicazione, a volte con comprensioni senza comprenderci. Però siamo estremamente fortunati di vivere in un'era così tecnologica e moderna. C'è una rivivificazione nelle nostre interazioni, in cui cominciamo a conoscerci profondamente, reciprocamente, per provvedere a un sostenere il Dharma insieme, per cui la pratica fondamentale è comune, e il sapore dell'esperienza è quella comune della liberazione, della cessazione della sofferenza. Per cui non c'è Theravada, Vajrayana e Mahayana, ma ci sono gli insegnamenti della sofferenza e il sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. Prima di finire questo meraviglioso programma di insegnamenti, vorremmo invitare il grande venerabile segretario generale del Siam Mahanikaya Sri Lanka per dare i suoi cenni conclusivi. Tiruvan Saranai Atipuja Dalai Lama Etulu Garutara Mahasangya Vahanse Sadhavatuni Api Iyet Adat Edindina Tulama Atipuja Dalai Lama Visin Desanakala Satipatthana Sutra Desanavata Ima ඉගෙනීමට අපි බොහොම උනන්දුවෙන්
ඇහුම් කන් දුන්නා. මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ලෝකයේ බොහෝ කෙනෙකුට උන්වහන්සේගේ මේ දේශනාව තුළින් හොඳ අවබෝධයක් වැටහීමක් ලබා ගන්නට අවස්ථාව සැලසුණා. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය ඉගැන්වෙන Quindi ieri e oggi abbiamo ascoltato il Master Tipatana insieme ai discendenti del Dalai Lama. Credo che tutti noi abbiamo ricevuto una profonda conoscenza, per cui oggi questi insegnamenti sono arrivati in una sorgente vitale per tutti noi. Il Buddha ha insegnato il Satipatthana 2600 anni fa. Questi grandi insegnamenti sono aspetti per tutti noi da imparare e invito tutti a non fermarci qui, ma a continuare a imparare questi insegnamenti, praticarli giornalmente e ogni volta che potete elevate la vostra mente in questa direzione. Voglio essere ringraziare Sua Santità per questi grandi insegnamenti durante il periodo della pandemia. Questi insegnamenti sono stati diffusi nel mondo, hanno portato tante benedizioni a tutti gli esseri senzienti e anche a tutti gli esseri celestiali nell'universo. Possono tutti gli esseri essere benedetti dagli insegnamenti di Buddha. Dovremmo anche non dimenticarci che l'ufficio di Sua Santità, gli organizzatori, il coordinatore del sud-est asiatico, e il technical team, l'ufficio tecnico e il gruppo tecnico per portarci questi insegnamenti e portarli in tutto il mondo. O dedichiamo questi meriti per contribuire al Mahasangha affinché il Mahasangha di Sri Lanka desidera che Sua Santità possa vivere una vita lunga di grandissima felicità, salute, possa Sua Santità vivere molto più di 100 anni. හැමත සිතක් සාන්තියක් වේවායි අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ නිසා මෙම මහා කාර්ය ලෝකුරා ප්‍රේක්ෂකින්ද සදහවතුන්ට naturalmente non ho tradotto il discorso, ma mi hanno mandato una sintesi scritta di quello che il venerabile Narampao e Ananda Nayaka Tero sta dicendo. අපි මේ අවස්ථාවේදී මෙහෙමින්ම ස්තුතිවන්ත වෙමු. ඒ වගේම දානමාන පිරිනැමු සියලු සදහවතුන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙමු. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට අති පූජනීය දලයි ලාමා තුමාට අපි මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ සිටින අති උතුම් දළදා හඳුරන්ගේ ආශිර්වාද විශේෂයෙන් අද උඳුවපුර පසළොස්වක් පොහෝ දවස ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කළ දිනේ ඒ උතුම් ජයශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයෙන් උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය චිරජීවනයේ ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුඛී දීර්ඝායුකෝ භව. සාදු සාදු සාදු. Pali che ci aiuta. Sando, per quelle tradizioni Pali, sanscrite, tutte si basano sulle quattro sigilli che sono in comune a tutti i nostri insegnamenti, noi aderiamo e crediamo, per cui il all the followers of the Buddha tutte le when it comes to i seguaci del Buddha we share, quando arrivano alla comprensione della natura della realtà what can be referred to as the four axioms or three axioms abbracciamo il fatto che tutti i fenomeni condizionati sono impermanenti, tutti i fenomeni contaminati sono della natura della sofferenza, tutti i fenomeni sono vuoti e sono privi di sé. Per cui questi quattro sigilli sono il fondamento di tutte le tradizioni buddiste, sanscrite e pali. Grazie. Once again, we are very grateful for His Holiness
for teaching us. Siamo grati a Sua Santità per averci insegnato il Mahasatipatthana Sutra e ringraziamo anche il tecnico professionale, tecnici professionali, volontari dalle altre nazioni che hanno fatto sì che questo insegnamento, programma possa essere di successo. Vorremmo ricevere di nuovo insegnamenti e uniamo le nostre, giungiamo le mani per esprimere la nostra gratitudine profonda a Sua Santità dicendo tre volte Sadhu, Sadhu, Sadhu. Tu dici? Sapevo, grazie. Con tuo san potere discende te da Kundalini, Gesù da luce che ho detto tanto era tu. Un caro saluto a tutti.